Una serata che la gente di Torre del Lago e anche della città di Viareggio non dimenticherà. Stasera, alla presenza di un pubblico davvero straordinario, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo Belvedere. Tante, tantissime persone hanno apprezzato questo nuovo progetto che viene inaugurato proprio nel centenario della scomparsa di Giacomo Puccini. E chissà se il grande maestro fosse davanti alla sua villa per guardare il suo lago, che cosa penserebbe di bello di questa nuova struttura. Sotto un cielo carico di emozione è stato inaugurato venerdì sera il rinnovato Belvedere Puccini a Torre del Lago, uno dei luoghi più cari al grande compositore. La piazza, situata proprio di fronte al Massaciuccoli, offre una vista mozzafiato che certamente ispirò il maestro per molte delle più celebri pagine della Lirica Mondiale. L'inaugurazione ha visto la partecipazione di autorità locali, personalità del mondo della cultura e della musica, nonché un folto pubblico di appassionati e cittadini. Il bel progetto di rifacimento, voluto fortemente dall'amministrazione comunale, è stato realizzato con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente un luogo già ricco di storia e fascino, rendendolo ancora più accogliente e rappresentativo del legame tra Puccini e il suo territorio. Il Belvedere non è solo una storica piazza, è un simbolo di devozione e rispetto per il maestro, la cui villa-mausoleo si erge proprio di fronte. In questa dimora il Sor Giacomo, come lo chiamavano affettuosamente gli abitanti del luogo, appassionati come lui di caccia nel lago, ha vissuto e composto opere immortali come Bohème, Tosca, Madame Butterfly. La villa, oggi trasformata in museo, conserva intatto il fascino del tempo e ospita la cappella dove il maestro riposa insieme alla sua famiglia. Durante la cerimonia il sindaco ha espresso grande soddisfazione per il completamento dei lavori, sottolineando l'importanza di questo luogo come fulcro culturale e turistico. Il rifacimento del Belvedere Puccini rappresenta un omaggio al genio del maestro e un regalo a tutti i visitatori che potranno godere di uno spazio rinnovato e ricco di storia. L'evento inaugurale è stato arricchito da esibizioni musicali che hanno reso omaggio al compositore nel centenario della sua scomparsa. Il programma ha incluso brani tratti dalle sue opere più celebri, eseguiti da artisti di fama internazionale, creando un'atmosfera magica e toccante. La musica di Puccini, eseguita a pochi passi dalla villa dove è nata, ha risuonato ancora una volta sulle acque del lago, rinnovando quel legame indissolubile tra il maestro e il suo amato paesaggio. Il nuovo Belvedere Puccini, opera voluta dall'amministrazione del Gingaro, è ora pronto ad accogliere i visitatori da tutto il mondo, offrendo loro non solo un luogo di straordinaria bellezza naturale, ma anche uno spazio carico di storia e cultura. Questo progetto rappresenta un passo importante per la conservazione e la promozione del patrimonio Pucciniano, garantendo che la memoria del grande maestro continui a vivere e a ispirare le future generazioni.

Qual è stata l'ispirazione principale per la creazione del Belvedere Puccini? Ma noi dovevamo restituire dignità alla memoria del maestro eh, davanti alla casa dove, dove riposa. E eh, il disegno che ci è stato presentato dal professor Guccione ci ha subito impressionato per la straordinaria bellezza, eh, per il fatto che rappresentava davvero il, il luogo com'era e come vedeva Puccini e soprattutto per le linee chiare, essenziali, eh, semplicissime, eh, col colore esatto della sabbia del lago. Eh, ecco, per noi eh, era voluto dire riscoprire eh, una memoria vera. E quindi abbiamo deciso di dare ok al progetto e di valorizzarlo per quanto è possibile, naturalmente con tutti eh, gli accessori del caso. In che modo questo belvedere rende omaggio alla figura di Giacomo Puccini e alla sua eredità artistica? Ma qui ha scritto Butterfly. Eh, se provate a uscire dal cancello di casa sua e andare verso il lago. Eh, ecco, e, e, e immaginate quando, quando ha, ha scritto la musica di Butterfly, è esattamente eh, come dire, il luogo adatto per scrivere una musica così bella. Senta, Sendeco, può descriverci gli elementi architettonici e gli elementi artistici più significativi di questo progetto? Ma eh, Allora, intanto eh, il, il manto è stato fatto con la sabbia del lago e quindi è esattamente come se fosse. Eh, come dire, una spiaggia con la, sabbia, con la sabbia del lago, e poi ci sono eh, delle linee orizzontali e delle linee verticali che delimitano diciamo così, i vari spazi di questo enorme eh, eh, belvedere. Sono 9000 metri quadrati, non, dime non dimentichiamo. E le, queste linee, eh, eh, in qualche modo, fanno da confine agli accessori, il gazebo, le panchine e quant'altro, eh, e creano una linea immaginaria dalla casa verso il lago, non a caso. Il, la statua, il busto di, di, di Puccini è esattamente rivolto verso il lago con, la, con le spalle verso casa sua. Quindi guarda il lago che lo ha ispirato. Esattamente guarda il lago che l'ha ispirato. Ecco Sindaco quale istituzioni hanno collaborato con il Comune di Viareggio per la realizzazione di questo bel progetto? La prima, la prima istituzione che devo ringraziare è la sovrintendenza. La dottoressa Cordon è stata con noi assolutamente professionale ma anche come dire, ha, beh, eh, ha tirato fuori anche il lato umano diciamo, diciamo, che eh, rappresenta Puccini per tutti noi e quindi devo dire che lei ha avuto un ruolo veramente importante. Eh, ruolo altrettanto importante naturalmente il Ministero, eh, Vittorio Sgarbi che tutti criticano per il suo modo di fare, noi lo possiamo considerare e lo consideriamo, io soprattutto un amico, un amico di Torre del Lago, un amico di Viareggio. Eh, con i suoi stimoli, con i suoi calambur, eh, eh, beh, ci ha fatto migliorare e noi abbiamo migliorato questo progetto, quindi lo devo ringraziare e abbracciare personalmente. Come è stato finanziato questo progetto? Ci sono stati anche contributi da parte di aziende esterne? Ma c'è stato un contributo PNRR e poi naturalmente c'è stato il contributo del Comune che ha completato l'opera. Abbiamo speso circa 2 milioni e mezzo, qualche cos'altro dovremmo spendere, però ci sembrano soldi assolutamente spesi bene, noi abbiamo ridato dignità a questo luogo, se ne parlava prima, anche tutte le critiche che ci sono state naturalmente, io parto sempre dal concetto che le rendo costruttive anche se sono polemiche, prendo gli stimoli positivi perché... Tutto questo serve a migliorare e credo che, da tutto il chiacchiericcio che c'è stato intorno a questa opera, alla fine ne sia venuto fuori. Eh, credo, eh, come dire, io la definisco magica: questa è un'opera magica. Eccellenza, una serata straordinaria. L'inaugurazione di questa nuova realtà, che da un punto di vista turistico avrà dei benefici notevoli per Torre del Lago e per l'intera nostra zona. E ringrazio il Sindaco per, per l'invito, per avermi dato la possibilità di, di condividere con la comunità via Regina, eh, questo momento così importante, è sempre bello recuperare il patrimonio storico architettonico di un territorio. Assessore Pirucci, tanto rumore per nulla o tutto bene quel che finisce bene. Tutto bene quello che finisce bene. Noi ne eravamo sicuri, ne siamo stati convinti fin dal primo momento, da quando abbiamo presentato questo progetto la prima volta qui a Torre del Lago alla popolazione, alla cittadinanza. Eravamo convinti che questa fosse una grande occasione per la città. Che ci consegnava un'opera pubblica importante per il centenario e l'abbiamo sposata, ci abbiamo creduto, abbiamo reperito le risorse all'interno del PNRR, le abbiamo finanziata e poi l'abbiamo realizzata. Naturalmente abbiamo avuto tante difficoltà ma ogni grande opera pubblica le deve attraversare perché quando si cambia il territorio, quando si cambiano i luoghi simbolo di un territorio, è normale che ci si debba anche adattare ad affrontare le difficoltà che ci si presentano davanti. Dottoressa, è un giorno importante oggi per la comunità di Torre del Lago, per il Comune di Vereggio e soprattutto per ricordare i 100 anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini. La città di Vereggio gli ha regalato un nuovo belvedere. Sì, è molto bello, molto spazioso che rende sicuramente l'idea anche di quella che poteva essere il fascino che il grande compositore ha provato venendo qui per la prima volta e decidendo anche di viverci per una parte della sua vita. Assessore Mesciani, quali benefici porterà questo nuovo progetto che verrà inaugurato stasera per il futuro del turismo di Torre del Lago e il turismo legato a Giacomo Puccini. Ma gli effetti sono, sono evidenti, sono evidenti perché la bellezza di questo posto, la storia, la magia, il romanticismo, la musica, le tradizioni trovano il suo contenitore ideale, trovano la valorizzazione di una destinazione che si va ad implementare con questa zona di Torre del Lago che è nel, nel cuore di tutte, di tutte le persone, ma che per quanto riguarda i flussi turistici rappresenta appunto un, un obiettivo. Come nasce questo progetto, l'idea di questa realizzazione? Vedendo i filmati di Puccini, come lui viveva il rapporto con il suo lago. E da lì noi in, al centenario di Puccini volevamo ricreare il rapporto che c'era tra la villa e il, il lago. Una serata diversa, una serata bella per ricordare i 100 anni della scomparsa di Giacomo Puccini e la città di Viareggio, e il contributo anche della sua fondazione, ha permesso la realizzazione di un'opera straordinaria. Sì, siamo ai 100 anni di Puccini, mi sembra un, una degna cornice questa sera per ricordare questa, questo avvenimento che troverà sicuramente molte altre sere da qui in poi. Molto simile a questa, questa è veramente una serata spe speciale. Giacomo Puccini qui ha composto le più belle pagine della musica lirica di tutti i tempi e stasera, per ricordare il maestro e per celebrare i suoi cento anni dalla scomparsa, viene inaugurato un nuovo spazio straordinario. Lei pensa che questo sia un progetto che il maestro gradirebbe? Dipende, nel senso che sicuramente questo omaggio di Torre del Lago a lui credo lo commuoverebbe. Dall'altro lato l'altra faccia di Puccini, la faccia che amava molto la solitudine di Torre del Lago, gli animali, eh, la caccia, la caccia eh, anche il tripudio della natura di Torre del Lago perché lui lo descrive come proprio un tripudio della natura. Chissà se magari avrebbe gradito che diciamo, questa quantità di esseri umani eh, invadesse questi luoghi che lui amava proprio perché appartati. Sono comunque convinto che l'abbraccio di tutte queste persone eh, lo avrebbe riempito di soddisfazione, di gioia e sarebbe stato per lui un, un grande regalo.